persone qui presenti si rendano conto che le cosiddette democrazie europee in cui noi viviamo non sono più assolutamente quello che eravamo abituati a guardare, degli stati di diritto fondati su una tradizione democratica, con la sua partecipazione dei cittadini, eccetera, sono piuttosto andati progressivamente trasformandosi in quelli che possiamo chiamare stati di sicurezza, security states, come li chiamano i politologi americani. Sono nel caso di soffermarmi su questo punto, il punto fondamentale è che sono degli stati in cui ogni azione politica vera diventa impossibile. Stati fondati su un trattenimento della paura, quindi ogni azione politica radicale rischia di essere rubricata come terrorismo. E non solo le azioni, anche la parola: se uno dice delle cose veramente, delle verità veramente sgradevoli, rischia molto. Ecco, volevo ricordarvi che qui a Londra da 4 anni si trova, per così dire, imprigionato nell'ambasciata dell'Ecuador Julian Assange, che non aveva fatto altro, non aveva commesso nessun delitto, aveva soltanto rivelato degli atti illegittimi, mostruosamente illegittimi, commessi da uno Stato molto potente che lo mantiene forse in prigione. Ecco. E non fa certo due.